sarà caratterizzata dalla scoperta dei borghi storici, dalla degustazione di prodotti tipici locali e ovviamente dalla parte sportiva, con percorsi diversi adatti ad ogni tipo di preparazione ciclistica. Fervono i preparativi a Serrungarina per la pedalata alla Pierangelica. L'iniziativa, saltata lo scorso anno a causa delle restrizioni anti-Covid, torna domenica 5 settembre. Ad organizzarla è l'associazione sportiva dilettantistica I Muli Stracchi, con il patrocinio del comune di Colli al Metauro. Ebbene sì, siamo riusciti con un po' di sacrificio, abbiamo creato questo nuovo ASD, I Muli Stracchi, e pieni di entusiasmo abbiamo voluto a tutti i costi riproporre la terza edizione della pedalata alla Pierangelica. Qual è il programma? Il programma consiste nella partenza alle ore 8 di mattina, e quindi 8 di mattina tutti davanti a Piazza Serafini per dare inizio alla pedalata, che si divide su tre percorsi. Abbiamo il percorso Iro, che sono 40 km su 1600 metri di dislivello, abbiamo il percorso lungo, che sono 31 km su 1300 metri di dislivello, e il corto, un pochino diciamo per tutti, che sono 20 km e 800 metri di dislivello. Viste le norme anticontagio, ci sono delle regole specifiche da rispettare? Assolutamente sì, assolutamente sì. Tutti i partecipanti dovranno arrivare con la mascherina, che potranno togliere solo dopo la partenza. Dovranno mantenere le distanze, insomma, il metro di sicurezza, e anche poi al passaparti abbiamo un piano di sicurezza, e quindi 6 per tavolo, non possono essere più di 200 in piazza, quindi ci sarà chi regola le entrate e le uscite. Dunque, delle gare in sicurezza tra sport, bellezze naturali e anche prodotti tipici. Sì, infatti oltre alla parte sportiva abbiamo anche tutto quello che riguarda la valorizzazione di un prodotto tipico, come appunto la Pierangelica di Serrungarina, che tutti i partecipanti potranno degustare in uno dei ristori allestiti da noi, grazie anche all'Associazione dei produttori della Pierangelica di Serrungarina. E insieme a questo, attraverso i tre percorsi, potremo ammirare degli scorci paesaggistici davvero molto interessanti, attraverso Serrungarina appunto, dalla quale partiremo, e poi Barni e Pozzuolo. Quindi sport, enogastronomia, paesaggio, non manca nulla, direi.